Adesso state dicendo, questa è andata fuori dai meloni. Ma sì, mi fa male la testa, la donna foulard. Non me lo sono messa qui. No, me lo sono messo qui. Mi scoppia la testa. Non va la connessione. Non riesco a farvi vedere le ricette. Non riesco a fare. Speriamo sia cosa di pochi giorni, perché se no qua che si lavora fa. Comunque, care mamme, cari papà, cari nonni con i nipotini, zii, eccetera eccetera, babysitter, tutto il mondo SOS mamma comunque non vi abbandonerà mai, perché io avessi avuto io un SOS mamma prima, perché sembro bella giovincella effettivamente, ma in realtà sono abbastanza attempata. Comunque, allora, per cena ho fatto di velocissimo, e voi non mi crederete, ma di velocissimo, una pasta al pesto. Una pasta al pesto che voi dite, ah beh, aperto il barattolino della Beep, non si può dire la marca, e mi hai messo in tavola. No, assolutamente no. E io sono molto, sapete che sono bio, sono nature, e se posso faccio, quando non potrò, non potrebbe supportare questo accessorio, ah, questo telefono, ci si mette anche telefono, fa niente. Allora, ho preso il mio bellissimo basilico, che vi ho già anticipato che io senza quello non vivo. Olio extravergine d'oliva, qualche pinolo, grana padano, pecorino e via di immersione. 5 minuti. Ma considerato che bollire della pasta, eh? E gli ho fatto una bella pasta. Alle mie figlie, a mio marito, belli soddisfatti. Però poi io aggiungo sempre un contorno, perché sono carboidrati, io sono fissata. Boh, sarà che fanno male a me, quindi penso facciano male a tutti. E ho fatto delle belle coste, belle tagliuzzate, semplicissime, in padella con olio extravergine d'oliva, sfumate con un goccino di vino bianco, un po' di acqua calda, e poi il mio solito sale rosa dell'Himalaya, che è quello lì, è il top dei top. Va bene, ragazzi, per stasera vi mollo, sperando che il telefono funzioni. Ma domani vi devo fare una diretta da fuori, che quelle lì facciamo anche un po' di spettegules nel vicinato. Shh. Buonanotte a tutti.